siamo all'inizio del nostro percorso. Questo è il punto dove superiamo il raccordo anulare e entriamo nell'area più interna della città. Il Tevere qui precipita perché c'è una diga da ormai parecchio tempo che controlla il flusso delle acque. Dietro tutto questo sistema ci sono gli antichi insediamenti di Labaro Prima Porta, insediamenti romani, addirittura preromani, anche etruschi, che hanno lasciato molte tracce visibili importanti come la villa di Livia, le necropoli, sulle quali poi tra l'altro si è realizzato il nuovo cimitero del Flaminio, che è il cimitero più grande d'Italia. Qui, dipende dal punto di vista, comincia o finisce la pista ciclabile del Tevere, la Tiberina. La bicicletta a Roma è un problema, una salvezza. È il modo più pulito, più economico per riconquistare la città, ma è anche il più difficile. Questa ciclabile va dal raccordo anulare a nord, a Castel Giubileo, fino a Tordivalle a sud. Sono 35 chilometri, in parte rilevate, in parte sulla banchina del Tevere, nel centro di Roma, tutte le conoscete. È l'unico grande percorso che, oltre ad attraversare le parti più periferiche come questa, dove c'è anche molto verde, molta campagna, attraversa anche il centro storico. Qui dentro c'era campagna prima, è stata rimodellata, spianata e trasformata anche in spazio per i cavalli. È rimasto questo rilevato che vediamo qui alle spalle, che è stato occupato abusivamente da degli impianti artigianali negli anni 50, 60, 70 ed era l'elemento fondamentale che avrebbe consentito la chiusura dell'anello ferroviario. Se ne parla da circa 30 anni, dai primi anni 90, ma sempre questo è stato uno dei punti critici perché significava dover demolire tutti questi impianti, sia pur abusivi ma comunque attivi. Via Flaminia 865 è la casa dell'Unione Rugby Capitolina. È nata nel 1996 all'Acqua Cetosa, sempre municipio quindicesimo, un po' più in là. Poi si è trasferita nel 1998 qui. Questo è un terreno sottratto alla mafia. È stato sottratto alla banda della Magliana. E la Capitolina ha costruito una storia gloriosa, valorosa di rugby. Grandi allenatori, da Pratichetti a Mascioletti, con un grande presidente, Tinari, con grandi giocatori, da Tonio Latti a Venditti, e con una grandissima attenzione per i bambini, per i ragazzini, per il settore giovanile, perché il rugby, anche qui nel municipio quindicesimo, è uno sport di grandi valori. Anche lo Stadio dei Marmi fa parte del quindicesimo municipio. Questa era zona, si chiamava, o era nelle intenzioni, di diventare il Foro Mussolini. Si chiama Stadio dei Marmi perché è fatto con il marmo bianco di Carrara. Un campo di atletica leggera, 6 corsie, vietato al calcio, dentro si giocava hockey su prato. Intorno 60 statue, diventate poi 64, ognuna un regalo di una provincia o di qualche città, le opere di scultori, fra i quali Francesco Messina. Il 12 settembre del 2013 lo Stadio dei Marmi è stato intitolato a Pietro Mennea. Esattamente 34 anni dopo il record del mondo da lui stabilito a Città del Messico, i 200 metri volati in 19 secondi e 72 centesimi. Siamo davanti all'Olimpico sul Tevere. Qui la ciclabile scende e va sulla banchina e più in là attraversa e comincia a attraversare i ponti, sotto i ponti che attraversano il Tevere e collegano i due lati, da riva a destra e a sinistra, in maniera molto frequente.
La grande novità è il Ponte della Musica, che vediamo laggiù in fondo, che nasce da un progetto urbano flaminio, fatto durante l'epoca di Rutelli Sindaco, quando si cominciò a sperimentare questo approccio di trasformazione organica di parti della città. Il ponte è pedonale, ciclopedonale, è in linea con l'asse dell'auditorium, quindi il tentativo è quello di ricreare una doppia polarità tra l'area dell'auditorium e l'area degli impianti sportivi dall'altro lato del fiume. Si chiamava lo Stadio dei Cipressi nel 1927, quando cominciarono a costruirlo secondo le direttive di Enrico Del Debbio, quello dello Stadio dei Marmi. Ma la costruzione è andata avanti fino al 1953, quando era già stato richiamato Stadio dei 100.000 e infine Stadio Olimpico, perché si sapeva che sarebbe diventato lo stadio dei Giochi Olimpici del 1960. Venne inaugurato il 17 maggio del 1953, grazie ai lavori di Annibale Vitellozzi, con il ciclismo. Fu il Giro d'Italia a battezzare lo Stadio Olimpico, con l'arrivo di una tappa del Giro d'Italia e la Napoli-Roma di 287 chilometri fu vinta da Giuseppe Minardi, detto Pipazza, un corridore romagnolo di Solarolo, e la maglia rosa era Guido De Santi, un triestino. Il Giro d'Italia del 1953 fu vinto da Fausto Coppi. La prima partita di calcio fu Italia-Ungheria, gli azzurri persero 3-0 e il primo gol allo Stadio Olimpico fu segnato dall'ungherese Idegur.